ma non sei tu a decidere il futuro di tua figlia, perché lei sa cosa deve fare. Se sbaglia, sbaglia lei. Ma perché io devo rovinare la tua vita? Ma non ti devi mettere in mezzo tu, Ma sarà no, io non lei a sono d'accordo per decidere, questo. hai capito? E sarà lei a decidere. Io non sono d'accordo per questo. Ma io sì, perché lei No. imparerà a su. Lei Come imparerà a decidere la sua strada. Tu hai fatto la tua strada e lei imparerà la sua. io mi sono sudato il mio E futuro. anche lei a decidere la sua vita, non tu. Perché se sbaglia, sbaglia lei, non tu. Lara, questa è nostra figlia. Va Non bene. possiamo permetterci di sbagliare. È la sua strada. Se tu gli metti il bastone tra le ruote, lei farà ciò che vuole. Hai capito? No, io non sono d'accordo, mi dispiace. Ma io sì. Io non la vedo così. Ma se lei No. sbaglia, sbaglia lei, non tu. Ma dobbiamo imparare Ma noi. lei farà sempre la sua strada. È la sua passione. Io Dobbiamo non imparare sono d'accordo. noi a No, creare il suo futuro. non sono d'accordo con No. te. No, non sono d'accordo con te. Perché No. loro sbaglieranno, Ok. sbaglieranno loro. Tu sei convinta così? Va Va bene, bene. si vedrà per il futuro suo, si No, vedrà. basta, non voglio sentire più. Eric, aggiornami sull'ultimo spettacolo, tra 3 settimane deve essere tutto pronto. Allora, i due ballerini Cesena devono ancora arrivare, giusto? Allora, prendi nota. Il corpo di ballo di Tori Mileto sono composti da 20 persone.
Sono 6 maschi e 14 femmine. Assicurati che il palco sia Lascialo, abbastanza dovrei grande. dirti una cosa che non ti piacerà. Claudia, la prima ballerina, è rimasta infortunata durante le E me lo dice ancora adesso. Giovedì prossimo c'è la prova generale. prove. Te l'avrei detto subito. Eric, Mi dispiace, te andiamo, l'avevo Eric, non subito. puoi piantarmi in asso così. Lo spettacolo deve... Fuck. Posso aiutarla? Mi chiamo Marshall, sono un coreografo. Sì, ho sentito parlare di lei. Oh, mi perdoni, mi sono fatto prendere la mano. Mi hai davvero sorpreso. Vorrei proporti di partecipare al mio show. Vorrei tanto. E i miei genitori non vogliono. Ti hanno mai vista ballare? No, mai. Loro pensano che non sia la strada giusta per me. Capisco. Se hai un sogno, perché buttarlo così? Ho le mie ragioni. Se dovessi cambiare idea, puoi chiamare a questo numero. Adios. No. Chiedo scusa. Ti ho dato il biglietto sbagliato. Un attimo solo. What moment, please? No, non è nemmeno questo. Conosci mia madre? Sì. Ci parlerò io con lei, personalmente. Non muoverti. Sì, come posso aiutare? Mi chiamo Marshall, sono un coreografo. Sto cercando Lara De Santis. Mia moglie non è in casa, comunque ti conosco. Ho avuto modo di parlare con vostra figlia. È una bravissima ballerina. Ma cosa vuole da mia figlia? Posso entrare tra minuti? La prego. Sono venuto di corsa. Può darmi un bicchiere d'acqua? Può darmi dell'altro zucchero?
Dunque lei è il padre della ragazza? Sì. L'ho vista ballare. Gioia delle potenzialità. Vorrei farla partecipare al mio show. Mi dispiace, ma non sono d'accordo. Perché? L'avevi vista ballare? Sua madre è partita poco tempo fa e non voglio che prenda i stessi passi. Ma questo è il suo sogno. Ho fatto enormi sacrifici per questa famiglia, lavorando giorno e notte. I sogni sono belli, ma quando durano poco... Oh, andiamo, tutti quanti abbiamo un sogno. Sua figlia potrebbe spiccare il volo, non tapparmi le ali. Mi scusi, ho degli impegni, prego. Io sono daltonico. Non so cosa vedo nei miei occhi. Conosco i miei limiti. Sua figlia non ha limiti. Avevo. Scusi, che pensa che sia la palestra di Joy? No, mi dispiace, non posso entrare. Questo è il suo mondo.
Joy? Allora, senti, ho parlato con Marshall e ci ho pensato a lungo. Sì, ho capito, continuerò a ballare in quella stupida palestra. Ci tieni tanto a partecipare a quello show? Sì. Joy, tu lo sai che ti voglio bene. Voglio che tu segui la tua strada.